La Lecco Molteno Como è la linea peggiore della Lombardia per affidabilità del servizio in riferimento al mese di aprile scorso. È quanto emerge dal report di Trenord, che anche per il mese di luglio prevede uno sconto del 30% sull'abbonamento mensile per coloro che usufruiscono quotidianamente delle direttrici che non abbiano rispettato gli standard previsti dal contratto di servizio. Gli abbonati potranno quindi acquistare il mensile di luglio con lo sconto, oppure nel caso di abbonamenti annuali potranno richiedere il bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento. Secondo i dati diffusi da Trenord, la linea peggiore, come detto, è la Lecco Molteno Como, con un indice di affidabilità del 7,87%, ben al di sopra della soglia minima del 5% garantita dalla società. In seconda posizione la linea Verona-Brescia-Treviglio-Milano e in terza posizione tra le direttrici peggiori la Chiasso-Como-Monza-Milano con un indice del 7,03%. È un peccato perché la Lecco Como è una linea dalle grandi potenzialità che come al solito non vengono sfruttate, commenta Raffaele Erba, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Più il servizio è scadente, meno sono le persone incentivate a preferire il mezzo pubblico al mezzo privato e meno persone usano il mezzo pubblico, meno saranno gli investimenti effettuati su quella tratta. Questo circolo vizioso va bloccato, aggiunge Erba. Regione Lombardia ha la possibilità di investire su questa tratta con una spesa economicamente sostenibile. Per farlo è sufficiente superare le croniche difficoltà di tradurre gli intenti in azioni concrete.